Ho fatto cinema, doppiaggio, televisione, ho fatto 10 film, ho fatto 186 pubblicità, ho vinto due telegatti, era proprio la mia vita era quella. E ho lavorato con Enzo Iacchetti, con Paolo Villaggio, con Valeria Golino, con Timothy Dalton, ho fatto. Però comunque la cosa più importante è stata il caffettino che ho fatto con il Senza Oh, Schiena. l'hai registrato, Allora, per parlare di Crazy Matte, però, devo prendere. Chi è Crazy Matte? Crazy Matte è un po' il mio alter ego. È nato ufficialmente 18 anni fa, quest'anno diventa maggiorenne. In seguito a una mia esperienza, io prima ero Matteo. E poi è nato questo personaggio. Io ho avuto un incidente 18 anni fa, e a seguito del quale ho avuto problemi di paralisi, fisioterapia e un percorso abbastanza lungo e abbastanza difficile. Per mia immensa fortuna, avevo iniziato a suonare la batteria poco prima di aver l'incidente, qualche mese prima, quindi c'era questa passione che stava crescendo. E quindi ho fatto il mio percorso che era fatto di fisioterapia e batteria. Crazy Matte è stata quella persona che nella musica e nella batteria ha trovato il vero motore per rimettersi in moto. Io e il mio amico ci siamo dati da fare un bel po', e grazie all'allenamento fatto alla batteria e grazie alla passione per la musica, posso sostanzialmente dire che io adesso cammino. Drums Save My Life è proprio il titolo che do a questi incontri. Si parte appunto da quella che è la mia esperienza, dopodiché non c'è ovviamente un incontro uguale all'altro proprio perché non è una lezione. Io parlo, poi uno mi interrompe, mi fa una domanda, uno mi tira fuori un dubbio e dopo si innesca proprio un dialogo. E quindi si parte dalla musica per abbracciare poi tutta una tematica più ampia come la fiducia in se stessi, la forza di volontà, la speranza, la voglia di farcela, la perseveranza e eccetera e tutte queste cose. E quindi appunto Crazy Matte è la mia parte, diciamo artistica, se vogliamo dirla così, ma non per fare il figo che sono un batterista Crazy Matte, chi se ne frega. È proprio veramente questa persona nata a seguito di una bruttissima esperienza che mi ha fatto veramente rinascere. Vi dico una cosa che non sa praticamente nessuno, però visto il vostro bracino d'utenza dopo si saprà a macchia d'olio. Sto scrivendo un libro. Sto scrivendo un libro su Crazy Matte. Non su Matteo, ma su Crazy Matte. Verrà fuori questo manoscritto? No, è un libro molto molto tranquillo, molto molto leggero, cioè, è comunque scritto da un coglione che sono un po' io, quindi cioè, non può essere altrimenti. Molta gente mi chiede perché, ma non perché del libro, perché fai questo, perché fai quello, perché fai quell'altro. Allora, la mia risposta, un po' il mio modo di vivere è perché no, cioè, anziché perché, ok, ci sono mille ostacoli, mille robe davanti, ma perché no? E allora, perché no? Ho preso in mano la tastiera del mio computer e in 2 notti ho buttato giù una fiumana di roba e adesso la sto un pochino mettendo a posto per renderla comprensibile ai più, perché alcune cose non le capisco neanch'io. E poi niente, è una cosa che non sa praticamente nessuno, quindi mi faceva piacere condividerla con voi. Suono la batteria, in un paio di formazioni lavoro come cantante. A modo mio cerco di far girare un po' la musica, in questo momento è abbastanza difficile, quindi faccio promozione per alcune band, cerco di portarlo un po' nei locali e muoversi un po' e farci vivere un po' di musica. Ho un mio piccolo service, quindi vivo la musica anche dall'altra parte, insomma,
quando mi piace una cosa cerco di buttarmici per bene, con tutto il mio massimo. Questa è una cosa che faccio passare sempre, anche appunto durante i miei incontri, e ne parlo anche nel libro. Provaci, vai, buttati. Poi al massimo non va, però potrai dirti: io ci ho provato, io quello che potevo fare l'ho fatto. Però se lo fai per te, e a maggior ragione quando non lo fai come lavoro, deve farti stare bene, tu devi stare bene con quello che fai. Io mi dico sempre, se mi capita la serata che dico: stasera devo andare a fare le prove, che palle, domani ho un concerto, che palle, ok, io mi devo fermare, guardarmi allo specchio e farmi qualche domanda, perché non è così che voglio impostare la mia passione. Quindi se mi pesa, c'è qualcosa che non va.